Ciao ragazzi, allora, in un futuro non troppo lontano, secondo voi sarà possibile andare sulla Luna invece che attraverso il classico razzo, il classico lancio appunto verso la Luna, attraverso un ascensore lunare? Allora, io su internet, o meglio, precisamente proprio su YouTube, ho visto giusto un paio di video che affrontano questo argomento, questo interessantissimo argomento, e uno lo fa in questa maniera, ovvero semplicemente racconta la storia di un personaggio importante culturalmente. Adesso non ricordo il nome di questo personaggio, che appunto in passato ipotizzò che si sarebbe potuta realizzare una sorta di grande Tor Eiffel di modo da poter arrivare nello spazio, ecco, però non di giungere sulla Luna. E un altro video invece racconta appunto che abbastanza recentemente pare che quest'idea di un ascensore per la Luna sia stato preso in considerazione realmente, immagino dalle grandi potenze aerospaziali. Ecco, però questo video non spiega nei dettagli come queste grandi potenze aerospaziali abbiano in mente di realizzare questa cosa, abbiano o avessero, dipende appunto se il progetto realmente sta andando avanti oppure era un progetto di anni fa che poi però è stato accantonato lì. Quello che posso dirvi io è che non so io per primo se un viaggio sulla Luna in un futuro più o meno prossimo possa essere possibile realmente, e se sì, come esso potrà avvenire. Ma posso dirvi per certo, ecco, questa cosa qua, che c'è un bellissimo libro di fantascienza, questo qua, di Daniele Missiroli, vede questa cosa qua, ok? La possibilità in un futuro anche non troppo lontano, l'avventura è ambientata attorno al 2100 e qualcosa. Vediamo se riesco a risalire bene alla data, però sì, 2119. Ecco, e lo fa in una maniera veramente dettagliata e credibile. Insomma, io che ho letto questo racconto, ipotizzando un domani che tutti gli elementi qua dentro, dovessero essere messi in pratica, mi viene anche spontaneo credere che effettivamente un viaggio sulla Luna un domani potrebbe veramente realizzarsi. Allora, io adesso non vi starò a raccontare nel dettaglio il contenuto di questo libro, veramente molto bello, scritto in maniera quasi perfetta, ci sono due o tre refusi, però sono 237 pagine, insomma, ci può stare qualche refuso. E comunque anche molto coinvolgente ed emozionante, perché sono delle interazioni personali anche, no? Tra i vari personaggi che scatenano tutta una serie di emozioni. E comunque, ecco, diciamo questa cosa qua. Molti di noi potrebbero pensare che un ascensore sulla Luna non sia possibile, in quanto se si dovesse attaccare un cavo di qualche tipo dalla Terra
alla Luna per via della rotazione stessa del nostro satellite attorno al nostro pianeta, questo cavo poi sarebbe destinato a spezzarsi, no? Vi dico solo questa cosa qua. In questo racconto, il cavo si trova da una parte sulla Terra e da una parte sulla Luna, ok? Quindi è concepibile il fatto che un ascensore possa passare da un cavo all'altro al momento in cui, grazie alla rotazione, questi due cavi poi dopo sono perfettamente allineati. Poi comunque ci sono tutta una serie di altri elementi che vanno a rafforzare appunto questa cosa qua, asteroidi che servono per tenere in tensione sia il cavo della Terra che quello della Luna e tanti altri elementi che non voglio stare qui a raccontarvi, altrimenti dovreste essere interessati ad acquistare questo bellissimo libro. Ecco, io vi rovinerei. E visto che diciamo non di lancio si tratta, ma di ascensione verso la Luna, in ogni caso, comunque. Questa cosa ricorda un po' il lancio classico spaziale. Allora io vorrei lanciare anche sempre in questo video invece un altro bel libro di fantascienza che è 23 gradi. Questo invece è il mio libro di fantascienza che invece si occupa di un altro argomento che appunto non era ancora stato messo in scena, esattamente un po' come anche l'ascensione sulla Luna. Cui magari è vero, in passato si è parlato un pochino, però non era mai stato sviluppato qualcosa tipo appunto un racconto riguardante questo elemento. E allora anche il mio libro 23 gradi parla a sua volta di un argomento nuovo che non era mai stato trattato, è scritto molto bene, è credibile e esattamente come quest'altro libro, un po' più spesso. È coinvolgente, emozionante, unico, eccetera, eccetera. Allora, il mio libro si intitola 23 gradi e riguarda invece questo, lo spostamento dell'asse terrestre, ok? Che avviene a seguito di, eccetera, eccetera, e comporterà un cambiamento totale. Ecco, a livello climatico, a livello ambientale del nostro pianeta, eccetera, eccetera, eccetera. Invece quest'altro libro si chiama Moonlift, Moonlift, ascensore per la Luna. Li trovate entrambi su Amazon, questo solo su Amazon. Invece questo qua lo trovate sia su Amazon che anche nelle librerie. Va bene. Spero di avervi incuriosito riguardo a questi due bei racconti e vi lascio alla magia di poter immaginare appunto che un giorno si possa realmente avere questo ascensore per la Luna, magari in un mondo che possa trovarsi con l'asse di rotazione modificato per quanto riguarda la propria inclinazione. Ciao a tutti e buon proseguimento di qualsiasi cosa voi stavate facendo. Ciao!